Mirna, che cosa vuoi? Si tratta di Julie. Trey, tu devi aiutarmi. Ne sei sicura? Sì, papà mi ha detto che Vera Sweet l'ha vista da Mario 2 giorni prima di Natale. Non ti preoccupare, Mirna. Kelly è al corrente. Beh, quando Vera me lo ha detto, credevo che, come al solito, fosse a caccia di notizie, che cercasse materiale per i suoi articoli. Ma Zed Diamond poi me l'ha confermato. Sì, lo so, però io continuo a dubitare. Anch'io, ma ieri sera Zed ha telefonato a Sam al ricevimento per dirgli che Julie era tornata da Mario e che poi era scomparsa misteriosamente. Ieri sera? Così ha detto. È svenuta. L'ha fatta vedere da un medico, un idiota che ha detto che si trattava di stanchezza, di tensione nervosa. Ma adesso dov'è? Dio solo lo sa. Mentre Zed andava a chiamare l'autista, Julie è scomparsa. Ma come ha fatto a liberarsi dei suoi rapitori e perché è andata da Mario? Non è la prima volta che Julie va da Zed Diamond quando è nei guai. Qualcuno è riuscito a rintracciare Tyler. Sembra che sia scomparso dalla faccia della terra, proprio in questo momento. E da Julie nessuna notizia? Neanche una parola. Sam è distrutto. Sono preoccupata per il suo sistema nervoso. Non l'ho mai visto in queste condizioni. Non ha dormito affatto la notte scorsa. Continuava ad andare avanti e indietro per la stanza. Sembrava impazzito. Immagino che abbia incaricato Frank Ocean delle indagini. Lui e un esercito di altri investigatori. Sono in giro a setacciare tutta la città. Secondo tuo padre, quelli dell'ufficio di Tyler non hanno voluto dire a Frank dove si trova. Hanno detto soltanto che in questo momento è in missione. Conosco che tipo è Tyler. Può darsi che ci abbia sempre mentito, anche a proposito di questa storia. Non credo, perché avrebbe dovuto farlo? Quando è venuto qui e ha chiesto l'aiuto di Trey, secondo me non stava certo recitando. Era sinceramente preoccupato per Julie. Francamente sono molto preoccupata anche per Sam, oltre che per Julie. Trey, ti prego, tuo padre ha bisogno di te adesso. Per il momento metti da parte le incomprensioni. Va da lui, aiutalo.